una giornata per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo di fiumani, istriani e dalmati. Anche Arezzo ha celebrato così il giorno del ricordo con la deposizione di una corona d'alloro in largo Martiri delle Foibe. Questo per molti decenni è stato un martirio dimenticato, poi per fortuna la cultura e la politica e l'attenzione e la memoria hanno riportato alla luce anche questo martirio, questa pagina drammatica della storia d'Italia e d'Europa. Moltissimi italiani infoibati perché italiani, martirizzati, violentati, assassinati perché volevano essere ciò che erano, italiani. Quindi quel pezzo d'Italia ha vissuto una storia molto drammatica, ripeto, per moltissimi anni dimenticata. Oggi è tornata alla luce, è storia patria, è storia di italiani, è storia della nostra terra, e quindi non possiamo che essere orgogliosi da una parte perché ha vinto la storia e dall'altra parte perché la memoria non sia mai sospesa ma diventi sempre un elemento di coesione sociale e anche di amore di patria e di riconoscimento della nostra italianità. Il giorno del ricordo è stato ufficialmente istituito con una legge del 2004 promulgata dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La data scelta per la ricorrenza è quella del 10 febbraio perché in questo stesso giorno, nel 1947, fu firmato il Trattato di Parigi che sanciva la pace tra Italia e potenze alleate, formale fine delle ostilità della Seconda Guerra Mondiale.